Il Ternianfc resta al comando a più 3 sullo Spoleto, più 4 sull'Aclitunno e lo fa battendo 4-0 il Todi nella terza giornata di ritorno del girone B di promozione. Borrello lancia subito dal primo minuto il nuovo acquisto Pacilli nell'11 titolare che vede Cunzi, Diandà, Flavioni, Donnola, Fabris, Blasi, Malerba, Bagnato, Tozzi, Borsoi, Pacilli e Pucci. Il Todi di Nicolai risponde con Presciuttini, Antonelli, Farina, Pioli, Prudenzi, Rosati, Cascianelli, D'Aleba, Pini, Donati e Di Patrizi, arbitra Mancini di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Malacchi di Foligno e Noemi Romoli di Perugia. Proprio da un angolo di Pacilli al minuto 11, Tozzi Borsoi cerca subito il gol. Gol che arriva al minuto 19 ed è ancora una magia di Andrea Bagnato, sempre più decisivo in casa Terni FC. Se sul primo tentativo dell'ex centrocampista della Narnese alla barriera a dire no, sul secondo la palla si infila all'incrocio senza che Presciuttini possa nulla. 1-0 Terni FC e i padroni di casa potrebbero raddoppiare al minuto 28, ma Pucci non trova la porta sull'imbeccata di Pacilli. Quando poi è Diandà, 3 minuti dopo, a vestire i panni dell'uomo assist, Tozzi Borsoi viene chiuso dall'uscita di Presciuttini. Ci pensa allora ancora una volta Andrea Bagnato ad andare a segno con la specialità della casa, la punizione a scavalcare la barriera. 2-0 e quarto gol nelle ultime 3 gare per il centrocampista fra Coppa e Campionato. Il Terni FC continua a spingere e Pucci costringe Presciuttini ad alzare sopra la traversa. Prima dell'intervallo Bagnato confeziona un cioccolatino per Tozzi Borsoi che ringrazia, lo scarta e mette in rete la palla del 3-0, il gol numero 11 in campionato. Nella ripresa Nicolai getta nella mischia Agostini e classe 2003 costringe subito alla respinta Cunzi dopo 2 minuti. Ancora Agostini protagonista, stavolta al tiro Vappini e Cunzi risponde ancora presente. Borrello inserisce Quondam e lo scambio fra i due ex Narnese porta al tiro Bagnato con palla sul fondo. La pennellata dalla bandierina del minuto 81 è però troppo ghiotta per non essere sfruttata da Quondam, che mette dentro la palla del 4-0 e la prima rete in maglia Terni FC. Nel finale Pini cerca il gol della bandiera, ma Cunzi c'è e il Terni FC porta a casa l'8ª vittoria di fila in campionato. Sì, anche se il punteggio forse è un po' pesante, perché loro sono partiti bene, avevano fatto anche un bel primo tempo, abbiamo sofferto qualcosina all'inizio della partita, poi una volta trovato sbloccato il gol sul calcio piazzato penso che le cose sono andate meglio. Sicuramente per noi era importante continuare questo filotto di partite che ci avevamo difficili da poter tenere la testa della classifica, quindi i ragazzi si sono comportati bene, è normale, in questo periodo ci abbiamo avuto un sacco di partite, quindi qualche situazione li potevamo lasciare agli avversari. Oggi incontravamo la squadra secondo me più forte del campionato, organizzata, quindi noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, considerando anche che ci siamo presentati oggi con 8 assenti praticamente, tra squalifiche, infortuni, e per noi sono tanti, nulla togliendo chi ha giocato, che ha dato il massimo, però noi siamo una squadra, insomma, che in questo momento sta lottando per la salvezza e non possiamo permettere di concedere 6-7 giocatori, insomma, importanti per noi. E quindi è andata così, una partita che sulla carta, insomma, era proibitiva per noi, abbiamo fatto il massimo, complimenti al Terni S che si è dimostrato comunque una bellissima squadra.